bentrovati buon mercoledì 20 di luglio partiamo con la nostra rassegna stampa eh, dai eh, quotidiani regionali andando a vedere le prime pagine queste le prime del centro partiamo dall'edizione eh, di Pescara muore sul bus, nessuno lo vede il titolo di apertura a bordo eh, del 10 novantenne trovato senza vita solo al terminal e poi a centro pagina calcio tra mercato e ritiro nella fotonotizia Pescara preso Lescovic e oggi alle 17 la prima partita a Palena Col, eh, contro eh, una formazione locale eh, dilettantistica. E poi nelle cronache: forniture in Emilia, in Pescara, la Fater vince un appalto da 25 milioni e ancora nel degrado da 12 anni: casa di riposo ridotta a covo di, dis, eh, scusate, di disperati. E poi in Val Pescara: incontro con i sindaci, Mattarella, vorrei venire in Abruzzo. Sotto la fotonotizia grave il pensionato investito travolto sulle strisce da uno scooter 79enne in rianimazione. E Poi andiamo a vedere lo spazio delle idee: cestinare o salvare l'italicum e eh, eh, l'articolo di Gianfranco eh, Pasquino riportato sulla prima del eh, centro eh, del quotidiano d'Abruzzo. E Poi nel taglio basso Il Buongiorno Abruzzo firmato da Antonio De Frenza. Povero Trifoglio sfrattato. Dall'orchidea una, una riflessione su quanto sta accadendo a livello globale con il riscaldamento del pianeta, che ovviamente mette in pericolo anche alcune specie, eh, specie arboree, come il trifoglio che eh, diciamo, vogliono il freddo per, eh, per crescere, mentre eh, l'orchidea preferisce temperature più miti. E dunque da qui il titolo. Nel ehm, taglio alto sotto la testata i richiami dal nazionale e dagli esteri: Europa sotto attacco, inizia: sono sei gli italiani morti nella strage, poi dopo il golpe fallito in Turchia, ondata di arresti e licenziamenti di massa. E poi il nuovo corso della nazionale italiana: Ventura si prepara, voglio una nazionale eccitante. Così il nuovo CT che succede ad Antonio Conte. Andiamo avanti con la lettura delle prime pagine del centro, eh, questa è l'edizione di Chieti Lanciano Vasto, il titolo riapertura apertura è dedicato alle banche, ex Carichieti dichiarata l'insolvenza, ma il Tribunale fallimentare avanza riserve sulle ricostruzioni di Banca Italia. E poi eh, la fotonotizia centro pagina eh, a Vasto, l'addio ai, ai due amici morti nell'incidente stradale a Montenero di Bisaccia in Molise, l'abbraccio a Domenico ed Andrea, folla ai funerali, il papà di Marinelli, vi salutiamo insieme così avreste eh, voluto. E poi nelle cronache, incidente ad Atessa, grave operaio investito mentre taglia l'erba, nelle cronache di Lanciano, nelle cronache di Chieti invece allo scalo UniCredit rubano il bancomat con il carro attrezzi, purtroppo una scena che eh, si, eh, si è già vista nella nostra regione. Poi il processo furto in boutique, non ci fu querela, Sabella prosciolta. Andiamo avanti con la lettura delle prime pagine del centro. Adesso passiamo all'edizione teramana. Caso Gommeur chiesto il processo, accuse di evasione e truffa all'ARP e all'ATAC per il gruppo Etorre. Questo è il titolo con cui si apre la prima pagina dell'edizione di Teramo. E poi a centro pagina nella fotonotizia Gianluca Ginoble: un evento per aiutare il turismo di Roseto. Il cantante del volo incontra il sindaco di Girolamo e poi nelle cronache, firmato l'accordo niente esuberi per la fusione tra eh, Banca Tercas e eh, Popolare di Bari. Ancora nelle cronache Teramane, Albano arriva in ospedale: i fan sono scatenati. E poi eh, iniziativa del a Teramo: universitari pagati se vanno in bici. Sotto la fotonotizia, Alba trovata morta in casa, malore e abuso di farmaci. L'ultimo sms: sto tanto male. Andiamo ancora avanti, l'ultima eh, prima pagina eh, del centro, quella dell'edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona. Ricatti arde ai politici, quattro a giudizio. Questa è l'apertura, eh, L'Aquila contestata la tentata estorsione, i danni di chiodi e pezzo pane. Poi eh, andiamo a vedere nelle cronache, Movida sotto accusa, telecamere per multare chi sporca. Eh, ad Avezzano, piazza Torlonia, pericoloso un albero su dieci. In Sulmona il riordino piano sanitario doppia verità per Sulmona. Andiamo a vedere a centro pagina, partito il primo gruppo dell'arcidiocesi, 100 giovani dall'Aquila a Cracovia per incontrare Papa Francesco. e Sotto la fotonotizia, rapinatori picchiano anno anziana, l'aquila grave una donna di 88 anni aggredita mentre eh, passeggia. Andiamo ancora avanti con la lettura delle prime pagine regionali, adesso passiamo al messaggero, questa è la prima dell'inserto Abruzzo, apertura dedicata al crack della vecchia Carichieti, il Tribunale infatti dichiara lo stato di insolvenza dell'ex istituto di credito, si algerisce però la posizione degli amministratori, colpe eh, successive. Andiamo a leggere anche eh, qualche passaggio dell'articolo di Alfredo D'Alessandro, il Tribunale Civile di Chieti ha decretato lo stato di insolvenza della vecchia Carichieti una delle quattro banche poste in risoluzione con il decreto del governo Renzi del 22 novembre del 2015. L'istanza di dichiarazione di insolvenza era stata presentata dall'avvocato Massimo Bigerna di Roma, commissario di Carichieti, posta in liquidazione coatta amministrativa eh, che in questo procedimento è rappresentata dall'avvocato Luigi Tenaglia. Si legge in un passaggio della sentenza: "In atti non vi sono elementi che consentano di affermare l'esistenza di uno stato di insolvenza Insolvenza al momento dell'avvio della risoluzione significa dunque ehm, che non doveva essere attivata tale procedura? E sempre a proposito dell'insolvenza, i giudici avrebbero scritto che si basa su perdite scaturite da rettifiche di valore netto dei crediti di cui non è stata data alcuna giustificazione, soddisfatta la difesa rappresentata dall'avvocato Gianlu ehm Gianluigi Di Tizio di quattro ex amministratori che si sono costituiti nel giudizio, ovvero l'ex direttore generale Roberto Sbrogli e Giuseppe Martelli. Martino, Ennio Melena e Di Marzio. Questa sentenza si afferma di straordinaria levatura tecnica, soddisfa pienamente gli ex amministratori intervenuti in giudizio, in quanto, al di là della scontata dichiarazione di insolvenza, fa piena luce sulla situazione patrimoniale della banca e sulle cause del dissesto. Andiamo avanti eh, e, e ci spostiamo a, a centropagina, sempre sulla prima del Messaggero Abruzzo. Asta per l'Aquila, spariti i soldi degli artisti. La soprintendenza chiede i 46.000 euro. Conto azzerato. Spariti a pescare i soldi per la ricostruzione dell'Aquila. Raccolti con l'asta di beneficenza dei 100 artisti e giallo. Poi andiamo a vedere di spalla Marsinelli, ricordo e impegno di eh, due stati, D'Alfonso Fonso i sindaci ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il primo agosto Astrid del Belgio sarà in Abruzzo per ricordare il 60 anniversario della tragedia del Bois Ducasier. E poi sanità, si lavora per l'autonomia, oggi il piano va in consiglio. Il confronto è andato avanti fino a ieri in tarda serata anche perché il tavolo di monitoraggio con la Regione Abruzzo si è aperto con tre ore di ritardo. Il Molise prima aveva e ha ancora molte cose da chiarire. Altra cosa per l'Abruzzo che sostanzialmente è fuori dal Commissariamento della Sanità da decidere resta solo in che modo uscire, quale procedura adottare. Insomma, tanto più che la nostra regione sarà la prima ad essere cancellata dalla lista delle regioni canaglie. E poi nel taglio basso lauree sprint spazzate via, ora c'è anche l'ufficialità, è partito il procedimento amministrativo per annullare le lauree facili rilasciate dall'Università d'Annunzio. Andiamo nel taglio alto, Chieti, il camion a riete dei banditi, abbatte la parete dell'Unicredit e porta via il bancomat, a Pescara, Notte Bianca, rinvio bis, il pasticcio della Movida e poi lo sport, Pescara, un passo da Lescovic, contatti per Rosina e eh, Ronaldo. Virtus, addio alla Lega Pro, nasce la Pro Lanciano che può ripartire dalla serie di basket, la Pro Gerchieti prende ehm, 3 golden, il Roseto tenta amoroso. Andiamo avanti, adesso vediamo la prima della città, quotidiano della provincia di Teramo. Ho chiesto il processo per i massi, scandalo Gomme d'Oro per Atac e Arpa. Il PM chiede il giudizio per Gommeur. Questa è l'apertura del giornale poi ehm, di spalla acque di balneazione giallo a roseto revocato un divieto ma reso pubblico ad Alba Adriatica ad Pedonali nel nulla della campagna e ehm, ancora i ladri rubano anche in municipio a Giulianova computer scomparsi e danni al centralino nel taglio alto saranno regalati al servizio pubblico di pescara niente bus per l'Ateneo negata l'autorizzazione poi opere pubbliche via libera al metanodotto cellino marche e anche Ancora ricostruzione privata, Montorio, maxi cantiere da 120 milioni di euro. A centro pagina la fotonotizia: il Basket Teramo è stato ripescato in Serie B, parla Ruscitti, adesso viene il Bello, questo è il titolo. Di, ehm, e questo è il titolo sulla fotonotizia nel taglio basso Teramo, sede del Braga si riaccende la speranza sul chiostro di eh, Piazza Verdi e poi c'è eh, l'intervento di Stefano Cianciotta che riguarda il turismo facciamolo coi Pokémon sapete tutti della eh, vera e propria mania che si è scatenata eh, con l'applicazione Pokémon Go che tanto sta facendo discutere. Andiamo, andiamo avanti con la lettura dei giornali, adesso passiamo allo spazio dedicato al nazionale con le prime dei principali quotidiani italiani. Il Corriere della Sera Erdogan caccia i professori, si torna a parlare ovviamente del tentato golpe in Turchia, allontanati 26.000 insegnanti, provvedimenti contro rettori e imam legati a Gulen, 10.000 gli arresti, 50.000 i licenziamenti, Obama Telefona Erdogan e dice si rispetti la eh, democrazia. E poi la strage di Nizza, eh, identificate le vittime, gli occhi, i sorrisi, quelle vite spezzate a Nizza con questa eh, fotografia davvero eh, commovente. Poi eh, la riflessione di Stefano Montefiori, violenza e religione, il doppio volto del terrore. Andiamo, andiamo avanti, eh, passiamo alla Repubblica, vendetta turca, 50.000 le persone sospese o arrestate, le purazioni di Erdogan dopo i militari nel mirino Atenei, uffici pubblici ed imam. E poi il videotestamento voglio uccidere i tedeschi, l'insospettabile profugo afgano diventa, eh, diventato in Germania soldato dello Stato islamico. E poi mh, una notizia invece che riguarda la convention... Dei repubblicani la troviamo di spalla, nomination con plagio, miracolo, Trump. Donald Trump è praticamente ad un passo dalla nomination repubblicana nonostante le critiche che ci sono state durante il congresso proprio alla sua nomination, critiche che sono arrivate anche alla, alla sua compagna Melania accusata di aver copiato il discorso di Michelle Obama. Andiamo avanti. Il messaggero, l'incubo del terrorista te dopo la strage del Tir, l'assalto al treno tedesco, madre e figlia accoltellate sulle Alpi Francesi, l'Isis rivendica, ma sono eh, attacchi improvvisati. Se le vittime intanto italiane eh, nella strage d'inizio sono state tutte identificate. E poi Turchia, ancora arresti e rimozioni di fedelissimi del rivale Gulen, Erdogan è pura insegnante imam Obama, e indagini comuni sul golpe. E poi eh, la mossa del sultano risposta alle trappole del Medio Oriente, scrive Alessandro Orsini. E poi eh, per quanto riguarda la RAI, di spalla Campo d'allorto una scuola per formare i dipendenti, eh, questa è l'iniziativa della RAI. E poi strappo al centro, i numeri al Senato tornano a ballare, si parla di politica interna, Schifani si dimette da capogruppo del nuovo centrodestra, a rischio fuoriuscite il governo blocca eh, due leggi. Andiamo ancora avanti. Sulla stampa la repressione di Erdogan, epurazioni di massa dentro scuole e moschee, chiuse radio e tv. I cacciati sono eh, 49.000. E poi eh, si torna sulla convention repubblicana. Melania, copia Michelle, prima grana per il candidato e il plagio di Lady Trump, accende la convention. E poi eh, si torna a parlare della Brexit, Regno Unito, ecco cosa farà il governo eh, della uh, Brexit, eh, lo eh, troviamo nel, nell'articolo. Poi ritornando al terrorismo, a Parigi fermato un tassista, esplosivi in casa, la firma dell'Isis colpirò i tedeschi, il video dell'aggressore eh, del eh, treno. Notizia curiosa nel taglio basso, in arrivo il robot casalingo ideato dall'Istituto Italiano di Tecnologia sono R1, pulisco e risolvo i problemi. Andiamo sul Sole 24 ore, il principale quotidiano economico italiano. Bail-in legittimo come le deroghe. La Corte di giustizia dell'Unione Europea conferma che i Paesi possono ottenere la sospensione del burden sharing in presenza di condizioni eccezionali in borsa. Intanto soffrono i titoli bancari, poi in parte recuperano piazza affari, chiude con lo zero, eh, col meno 0,53%. Eh, Intanto il Fondo Monetario Internazionale dice che la Brexit pesa sulla crescita e sulle banche eh, tagliate le stime sulla crescita in Italia 0,9% nel 2016 e 1% nel 2017, un taglio sulle stime di crescita che ha riguardato però un po' tutta l'economia internazionale. Poi la Turchia, Erdogan ordina l'epurazione via i rettori e 21.000 eh, docenti. A centropagina, superammortamento anche nel 2017, Renzi proroga dell'incendio. Nella legge di stabilità, pensioni, piano su ricongiunzioni gratuite e lavoratori precoci. Nuova chance intanto per pagare a rate le cartelle esattoriali del fisco. Andiamo sul fatto quotidiano, Alfano fa infuriare i PM e lo molla, pure Schifani governo nei guai, NCD si sfalda, i verdiniani ancora più decisivi in Senato, questo è il, diciamo, il riassunto di quanto sta accadendo secondo il fatto quotidiano nella politica italiana. E poi retata, terzo valico, i mafiosi nei lavori e tra i SITAV, Ndrangheta e Appalti 42 arresti e molti politici citati. E poi Borsellino, Via Le Toghe e il Bavaglio di Lovoi, 14 anni dopo i PM non parlano, ordine del procuratore capo. Eh, andiamo ancora ehm, avanti con, ehm, con la lettura eh, dei giornali nazionali, passiamo al tempo, eh, Corte dei Conti, extracosti e soldi non dovuti, la Metro C investe Marino. Eh, appalti lievitati, spesi 253 milioni di euro in più, indagati il chirurgo e l'ex sindaco ehm, del centrodestra Alemanno che accusa e Veltroni, eh, quindi insomma si risale all'indietro nella politica romana per quanto riguarda questa, ehm, questa indagine della Corte dei Conti. E poi stop al Senato, alla legge anti-polizia, eh, festeggiano Lega e Forza Italia, attacca il Movimento Uh, 5 Stelle. Andiamo su Libero. Erdogan e come Hitler con uh, questa vignetta che mixa i due profili. La deriva del dittatore si cura i Baffetti, apre l'Ager e definisce il Führer un presidente forte. Repressione totale dopo giudice militare, militari, via 35.000 docenti, 500 imam e 24 radio e, e televisioni. Un vero e proprio repulisti, eh, insomma ci sono anche dei dubbi sulla matrice del tentato o golpe, eh, per molti analisti eh, questo golpe sarebbe appunto eh, un'operazione dello stesso Erdogan, staremo a vedere le indagini. Poi scontro sul reato di tortura, c'è un pazzo assassino al giorno e la Boldrini vuole disarmare la uh, polizia. Andiamo, andiamo avanti, l'unità sotto il tallone di Erdogan, 10.000 arresti anche di mamme, purazioni tra scuole e università, radio e tv chiuse, stop ai passaporti, proteste per i diritti umani calpestati, è l'unità l'Europa e l'impotenza politica. Questo per quanto riguarda quanto sta accadendo in Turchia. Andiamo ancora avanti. Il manifesto La scuola del terrore. Dopo il tentato golpe, le migliaia di arresti tra militari e agenti, drammatiche purazioni di massa nella scuola, 36.000 insegnanti sospesi, licenziati 1.577 rettori e 2.000 dipendenti dei ministeri. Pronta la mannaia contro la stampa, Ankara agli Stati Uniti dopo l'invio di dossier estradate il nemico Ghuden e, e dalla base eh, contesa di Inkrik, eh, re degli Stati Uniti in Siria, fanno strage di 56 civili. Poi la politica interna, al fanno detta legge Renzi cede affossata, la legge sulla tortura, governo sotto ricatto della destra eh, per quanto riguarda appunto questa, eh, questa legge. Andiamo su avvenire. Per i poveri assoluti finalmente una mano. Questo è il titolo di apertura e sostegno di inclusione alle famiglie con minori. Il ministro Poletti annuncia la partenza eh, da settembre di questi benefici per un milione di persone, 320 euro al mese e servizi sociali. Andiamo ancora avanti, la Gazzetta del Mezzogiorno, il quotidiano barese torna sulla strage di Andria. Treni un giallo dopo l'altro. La Procura di Trani ha nominato tre periti, spetterà a loro anche l'apertura delle scatole nere. I PM vogliono capire se Ferro poteva evitare lo scontro. Sulla tratta era in attivo anche il registratore vocale delle telefonate. Andiamo avanti, il secolo XIX, il quotidiano eh, Ligure di Genova, Terzo Valico in Drangheta, bloccati, CLAN 40 arresti in varie regioni, Orlando, la Liguria agli anticorpi. E poi eh, si torna ancora a parlare di Turchia, 10.000 arresti, Erdogan non si ferma per quanto riguarda le reazioni dopo il tentato golpe eh, fallito. Il gazzettino, il quotidiano del nord-est, Europa, l'incubo, lupi solitari. Invece sul gazzettino fari puntati sul terrorismo, assalto sul treno, l'ISIS eh, dice un nostro soldato, Francia musulmana coltella, madre e tre figlie, Francia che ha prolungato lo stato di emergenza da Nizza alla Germania dietro gli attentati estremisti insospettabili e fai da te votati al martirio. Questo per quanto riguarda i quotidiani nazionali. Prima di passare al meteo, andiamo a vedere anche i principali quotidiani sportivi italiani. Le prime pagine, partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Pogba ha deciso: Cara Juve, lasciami andare. Mourinho ormai è vicino. Il giocatore ha detto chiaramente al club bianconero di volere il trasferimento. All'accordo con lo United: 5 anni di contratto a 12 milioni a stagione. Marotta aspetta Raiola e l'offerta ufficiale. Certo questo sarebbe un grande colpo per, il, eh, per lo United. E poi caso Higuain, De Laurenti salpipita, vuoi tradire Napoli? E così eh, continua la saga eh, per quanto riguarda il bomber eh, partenopeo. E poi, Ancora eh, per quanto riguarda il calcio, Ventura Italia ti voglio feroce, umile ed eccitante, così il nuovo eh, CT della Nazionale italiana. Sotto la testata doping la Russia ora spera in Rio, ma vacilla il mondiale di calcio 2018. Il CIO rimanda la decisione sulla partecipazione alle Olimpiadi Brasile vietato al ministro Mutko e il presidente della Federcalcio al centro eh, dello scandalo. Andiamo sul Corriere dello Sport adesso. Pogba torna a Manchester per 125 eh, milioni. Il club che quattro anni fa lo aveva perso a parametro zero lo ricompra per una cifra monstre. Il francese ha scelto andrà alla corte di Murigno. Stipendio da capogiro 20 milioni l'anno. Uh, questo per quanto riguarda il gioiello francese eh, della Juventus. E poi sotto la testata la mia Italia è eccitante: il nuovo CT Ventura si presenta. Ci divertiamo con una nazionale ricca di giovani, ringrazio Conte, Pellea, addio, ma ci sarà. La Padula, e questa è una eh, notizia che interessa anche i tifosi del Pescara affezionati al loro ex attaccante. Parla di Laurentis intanto, adesso, Iguai, adesso vedremo se Higuain tradirà l'amore di Napoli e poi Vandanara vola a Londra per offrire i cardi all'Arsenal. Andiamo su tutto sport. Adesso Raiola porta alla Juve l'offerta dello United per Pogba, che ha chiesto di andare via. Contratto pazzesco per il francese, quinquennale da 20 milioni euro l'anno. E, e poi ancora eh, il caso Higuain e De Laurentiis, ora in chioda. Higuain. E poi tra le trattative spunta Brozovic per quanto riguarda l'Inter. Per il Toro, Mihailovic chiede di José. E, e, nel taglio basso la presentazione del City Ventura Italia sarà eccitante, poi il Milan, China, Milan, Via Gagliani con eh, Barbara, e poi eh, De Paola all'Udinese. Da immobile sia alla Lazio, Lippi al Belgio. E, e ancora, eh, tra etica e politica, doping nuova guerra fredda tra Russia e Stati Uniti. Facciamo una rapida incursione anche all'estero con la prima dell'equipe, il eh, principale quotidiano sportivo francese, infine le Alpi, perché al Tour de France si arriva sulle Alpi, Tour de France che si avvia alla conclusione, ci sarà la diciassettesima tappa. E adesso apriamo lo spazio dedicato al meteo con il consueto collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Il tempo nelle prossime ore, a te. Allora, la giornata odierna trascorrerà ancora l'insegna del bel tempo perché la nostra penisola è interessata da una vasta area di alta pressione che continuerà a proteggerci dall'arrivo di perturbazioni e favorirà anche un ulteriore eh, aumento delle temperature. Ma l'aumento più eh, marcato si manifesterà soprattutto tra domani e sabato perché insomma, è prevista un'ulteriore espansione di questo promontorio di alta pressione di matrice afro-mediterranea che eh, favorirà appunto anche un aumento dei tassi di umidità lungo la fascia costiera. Quindi non ci saranno particolari sostanziali variazioni nelle prossime ore e nei prossimi giorni e le temperature sono previste in aumento. Tuttavia più c'è da segnalare la possibilità di qualche addensamento sulle zone interne e montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Una piccola novità rispetto Uh, diciamo che è uscita ultimamente dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici riguarda la tendenza per il fine settimana. Beh, gli ultimi aggiornamenti evidenziano il possibile arrivo di uh, infiltrazioni di aria umida in, e eh, instabile sulle regioni centro-settentrionali proprio nel fine settimana. Eh, qualora um, questa ipotesi eh, venisse confermata, insomma, potrebbero manifestarsi dei temporali nel pomeriggio, soprattutto nel pomeriggio. Di domenica sulle zone interne montuose localmente eh, sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico. Si tratta comunque, questa, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti perché insomma, eh, la, la situazione non è ancora ben delineata. Quindi, per il resto, tempo stabile a freddo con temperature in ulteriore aumento, anche se tra oggi e domani insomma, i valori saranno mh, piuttosto gradevoli e mh, i tassi di umidità ancora su diciamo su punte medio-bassi, su valori medio-bassi quindi non ci saranno sostanziali variazioni un po' più caldo invece a partire da domani e soprattutto tra domani e sabato quindi con umidità, tassi di umidità in aumento lungo la fascia costiera al freddo Giovanni siamo lontani però dalle temperature record di qualche giorno fa mi sembra di capire, Insomma, ci vorrà forse esatto. del tempo per tornare a quel caldo Beh, assolutamente sì, perché insomma eh, la settimana scorsa siamo stati interessati da, da, dalla salita di masse d'aria calda con umidità in deciso aumento su, lungo la fascia costiera, poi c'è stato il ricambio con la, la perturbazione di stampo autunnale, adesso c'è l'alta pressione, è vero che le temperature aumenteranno, sì, farà probabilmente caldo soprattutto sulla valle Peligna, nelle principali valli eh, della nostra regione, però insomma di sera e di notte al primo mattino le brezze un po'... Eh, renderanno il clima più eh, gradevole, piuttosto gradevole. Ecco, forse un po' più caldo, forse un po' più umido il tempo, ripeto, tra giovedì e sabato, eh, soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione. Quindi questa è la, la situazione da segnalare e poi da monitorare invece l'area di instabilità in avvicinamento alla nostra penisola nel fine settimana, ma ne riparliamo di questa situazione. E allora continuate a seguire ovviamente Mattino 6 per il consueto appuntamento con Giovanni De Palma ma soprattutto il sito di abruzzometeo.org che vedete in questo istante. L'avete visto anche in precedenza, messo in onda dalla regia di Maurizio D'Aguì. Ne chiedo a Maurizio anche di farci vedere le due pagine Facebook, quella di Abruzzo Meteo, eccola qui, e poi anche la pagina Facebook personale di Giovanni De Palma. Questi riferimenti per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo nella nostra regione. Io ti ringrazio Giovanni per essere stato con noi anche questa mattina e ti auguro ovviamente una buona giornata e un buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Noi ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6 dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione. Tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo alle notizie dalla nostra regione, ripartiamo dalla pagina Abruzzo del centro, il caso di Vasto e la nuova legge eh, sull'omicidio stradale, eh, oggi, eh, ora c'è la legge eh, sull'omicidio stradale, ecco le prime indagini, la norma che comporta il carcere per i responsabili di gravi incidenti, per gli avvocati il testo è lacunoso in caso di concorso di colpa o di lesioni. Tasso di alcol decisivo. La sanzione può variare molto in base allo stato di ebrezza del conducente o agli effetti dell'assunzione di droghe. L'alternativa all'auto per i tecnici: ben venga l'inasprimento delle sanzioni, ma occorre anche dare un servizio a chi vuole lasciare la propria auto a casa. E poi troviamo i dieci punti eh, che riassumono un po' la legge sull'omicidio stradale con le sanzioni per quanto riguarda i vari tipi di omicidio, omicidio stradale colposo, omicidio stradale prurimo, poi c'è l'arresto in flagranza consentito da questa legge in caso di fuga del conducente, di lesioni stradali per i mezzi pesanti, la diminuzione... Della pena fino alla metà quando l'incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi, poi la prescrizione è raddoppiata e le perizie coattive e la revoca della patente. E nel taglio basso, domenica, Domenico Andrea Roberta e gli altri, gli incidenti al vaglio degli inquirenti dopo l'introduzione del reato. Di omicidio eh, stradale. Facciamo un salto in avanti visto che stiamo, eh, che stiamo parlando di eh, questo argomento e di quanto accaduto purtroppo eh, nella notte tra sabato e domenica a Montenero di Bisaccia. Perché ieri c'è stato eh, l'addio ai due amici morti in eh, quell'incidente stradale, tutta vasto per Domenico ed Andrea e migliaia ai funerali dei ragazzi morti a Montenero. Il papà di Marinelli vi salutiamo insieme come avreste eh, voluto. Eh, e dunque eh, vedete la folla eh, ai, presente ai funerali e poi all'interno della chiesa le due, eh, bar, tre, eh, beh, le, scusate, le due bare con i, i giovani Ehm, All'interno. Eh, poi guidatore arrestato. Oggi il giudice decide sulla eh, convalida. Sta male Mattia Lammanda, eh, 25 anni, il giovane che guidava la Fiat Panda sulla quale viaggiavano Andrea Marinelli e Domenico Castrignano. È sprofondato in uno stato depressivo che gli impedisce di parlare. I medici stanno cercando di aiutarlo con una terapia appropriata. Piange e non parla, dice il suo legale, l'avvocato Giovanni Cerella sono stati i sanitari a comunicare alla procura di Larino che indaga sull'incidente mortale che le condizioni di Mattia non erano tali da potergli far sostenere l'udienza di convalida del fermo che si è tenuta ieri alle 16 alla presenza dei difensori di Mattia il, du, il giudice decide, sem, eh, decide oggi e sempre oggi alle 15 sempre a Larino c'è il conferimento dell'incarico a un perito che dovrà eseguire un sopralluogo nel punto della eh, tragedia nei prossimi giorni eh, per ricostruire meglio la dinamica se necessario potrebbe essere ascoltato anche il 22enne che era in auto con le vittime e con eh, Mattia erano infatti in quattro nella panda striscioni e magliette voi con noi code fin dalle 10 per partecipare alle seque studenti da chieti e da eh, pescara torniamo sulla pagina Abruzzo eh, quindi ritorniamo indietro nel eh, giornale ma cambiamo argomento via la vendita di nuova carichieti scade oggi il termine per presentare le offerte lì ci sarebbero fondi americani tra cui quello Apollo e la popolare eh, di Bari. Eh, e intanto per le subordinate scatta da venerdì l'indennizzo eh, a forfè, parte finalmente l'operazione di rimborso dei risparmiatori che avevano investito nelle obbligazioni subordinate delle quattro banche risolte nel novembre scorso, ovvero Carichieti Popolare delle Cari Ferrara e Banca Marche. Il valore dei titoli era stato azzerato con il crack dei quattro istituti, creando un'ondata di protesta a cui è seguita l'istituzione di un complicato Indennizzo eh, negoziato con l'Unione Europea. E poi ehm, aeroporto, tasse tagliate. Ryanair resta. La commissione bilancio della Camera ha riammesso e approvato un emendamento del Governo riguardante la soppressione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali. Ieri c'è stata una conferenza stampa in Regione proprio su questo argomento. Andiamo a vedere il servizio di Francesca Romana Testi. Buone notizie per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Dopo una lunga trattativa seguita alla decisione di Ryanair di lasciare lo scalo pescarese, la regione aveva iniziato una serie di incontri istituzionali con il governo che portasse ad una revoca della famosa tassa aeroportuale apposta dallo scorso mese di gennaio per sostenere all'Italia. Ryanair lamentava una perdita netta da capogiro sul costo dei propri biglietti ed ecco il perché di quella decisione che aveva coinvolto anche altri scali nazionali. Resta sul tavolo intanto la. Questione degli aiuti di Stato negati alle Regioni per il mantenimento delle imponenti infrastrutture aeroportuali. Quello che si sta approvando in Aula al Parlamento a Roma è quello dell'addizionale comunale sugli aeroporti, quindi sulla bigliettazione. Noi, con un grosso lavoro come Regione Abruzzo, grazie anche al Presidente della Giunta regionale Dal Fondo, che in questi mesi sta lavorando in maniera forte e continua con Graziano Del Rio con il Presidente Renzi e si è divenuta una risoluzione che porteranno un emendamento governativo nella discussione degli enti locali proprio oggi, oggi a Roma e quindi dal 1 settembre verrà tolto questo addizionale comunale sugli aeroporti e quindi permetterà a Rainer non solo a Pescara in Abruzzo ma anche in altri aeroporti d'Italia a mantenere il, il volo. Un'altra partita da giocare importante è quella di Alitalia e quella di riportare il collegamento con Fiumicino un'altra partita quasi un effetto domino che era scaturito proprio dopo le dichiarazioni di ryanair per questo punto come si muove la regione. Ma io sono convinto che questo provvedimento che il, governo, che il Parlamento oggi eh, approveranno in aula riapra eh, tante possibilità di, eh, con altri vettori. Eh, C'è la discussione che era partita alcuni mesi fa sulla Roma Fiumicino e eh, credo che gli organi i vertici della saga, ma soprattutto credo che anche la Regione Abruzzo, la questione della trasportistica debba riprendere immediatamente. Io credo che si è raggiunto un punto fondamentale oggi che da, apre uno scenario nuovo a quello che potrebbe essere la regione Abruzzo con il suo aeroporto. Ed ora ci spostiamo sulla pagina Abruzzo del messaggero, riprendiamo questo argomento aeroporto e spiagge Assist all'Abruzzo, emendamento batticuore per abbattere il balzello Ryanair, scrive, eh, scrive il messaggero, escluso e poi riammesso, alla fine arriva il sì che sblocca i contributi. Intanto, per quanto riguarda invece la direttiva Bolkestein per la messa a, a, a gara pubblica delle concessioni balneari, la Commissione della Camera ha approvato la norma che proroga la validità delle concessioni balneari fino al 2020, così come avevano chiesto a gran voce le associazioni di eh, categoria. Eh, respirano 600 imprese che rischiavano di veder finire subito all'asta le licenze eh, demaniali. E poi, eh, per quanto riguarda ehm, invece il referendum,. Eh, sulle, sulle riforme costituzionali Forza Italia gatti con il fronte del no nel comitato Chiodi Sospiri e Di Primio eh, per quanto riguarda eh, il centrodestra che si sta muovendo e poi eh, di spalla l'anniversario Marsinell la tutela della memoria Mattarella e eh, Astrid del Belgio. Ieri c'è stata la visita di una delegazione di sindaci eh, abruzzesi, eh, capitanati dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, al Quirinale, dove è stato incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha espresso la volontà di, ehm, arrivare, di eh, venire a visitare eh, l'Abruzzo. Eh, verrà in Abruzzo Astrid del Belgio proprio per la ricorrenza del 60 ⁇ Anniversario eh, della, eh, della strage del Bois du Casier a Marsinelli in cui persero eh, la vita eh, eh, moltissimi minatori eh, abruzzesi eh, che lavoravano appunto eh, in Belgio e nella miniera eh, a Street del Belgio. Sarà a Manopello il primo di agosto e poi arriverà anche a Pescara per tre giorni di celebrazioni. Scendiamo nel taglio basso. Dottor Spidi Gonzales, l'Università di Chiedi decide di annullare le prime 50 lauree. Inviate le lettere con cui si comunica agli allora studenti l'avvio della pratica, pratica di decadimento del titolo accademico. Subiudice 441 diplomi non idonei rilasciati da una scuola per assistenti sociali di fermo. Andiamo adesso sulla, sulla pagina Abruzzo. Della città, Massinella delegazione abruzzese al Quirinale, riprendiamo questa notizia. Il governatore D'Alfonso a colloquio con il capo dello Stato che potrebbe visitare la regione in autunno. Eh, e poi all'Aquila, tentata estorsione a chiodi e pezzopane, quattro a processo per i falsi, falsi ricatti hard, mentre nel taglio basso i funerali a vasto per l'ultimo saluto a Domenico ed Andrea, i ragazzi morti all'alba di domenica in un incidente stradale sulla. Statale 16 a Montenero di Bisaccia in Molise. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro per andare avanti con la lettura del, eh, del giornale e passiamo alla pagina di Pescara, tragedia in città sulla, eh, sulla linea della tua morte eh, sul bus numero 10, nessuno se ne accorge, Ugo Amerio, 90 anni era salito in via Vespucci, la scoperta del decesso al terminal. Un cittadino um, ha raccontato sembrava addormentato. E poi nei guai un 49enne di Pianella ruba una bici e fugge dai domiciliari, arrestato tre volte in 24 ore dai carabinieri della compagnia di pescare. poi in rianimazione il pensionato investito, il 79enne travolto sulle strisce da uno scooter in via Rigopiano, ha riportato la perforazione di un rene. Andiamo avanti, fate appalto da 25 milioni in Emilia, l'azienda Pescarese si è aggiudicata la fornitura di materiale sanitario nelle ASL di Bologna, Ferrara e di Imola. Paura intanto in Via Leonardo Da Vinci, grosso petardo contro una eh, palazzina. E poi l'appello per ritrovare una Micra blu, mi parcheggia l'auto e poi viene eh, derubato. Andiamo avanti, sempre sulle pagine di Pescara, l'incompiuta del comune, la casa di riposo, abbandonata da 12 anni, la struttura di via Rapietra, chiusa nel 2004 per lavori, non è stata mai completata, ora è ricovero di tossici e senza tetto. Ieri c'è stata la denuncia eh, sul posto del consigliere eh, comunale della lista Teodoro Massimiliano Pignoli, andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti. Consigliere Pignoli, siamo davanti l'ex casa di riposo eh, di via Rapietra. Ara Pietra Pescara, lei eh, ha parlato di incompiuta, eh, un'incompiuta da parte di chi? Di quale amministrazione in particolare? Ma è eh, iniziata l'incompiuta con l'amministrazione Mascia e eh, rischia di diventare con l'amministrazione Alessandrina l'ennesima incompiuta. Eh, siamo ormai eh, qui al, al ridosso di metà mandato, nulla si vede di opere anche se il Consiglio Comunale ha approvato di nuovo la variante che facesse ripartire i lavori ma in realtà ovviamente i lavori non sono ripartiti. È sotto gli occhi di tutti e dei numerosi cittadini che mi hanno sollecitato a intervenire, a riproporre di nuovo questa situazione gravissima da parte ovviamente dei cittadini residenti e non solo. Come vedete c'è erba alta più di un paio di metri, ci sono persone che dormono quotidianamente all'interno di queste strutture per cui l'inciviltà la fa la padrona in una via ovviamente quasi centrale o direi centrale della città di Pescara. Noi reggiamo in strutture diverse da questa qui otto anziani che dovrebbero essere messi qui sulla casa di riposo ma che in realtà qui andrebbero molti di più di anziani, solo otto anziani e per loro spendiamo circa... 120.000 euro l'anno, quindi pari a 2.000 euro al mese per ognuno. Eh, vi annuncio sin da ora che andrò a visitare anche questi anziani per vedere le loro condizioni e come vivono in queste strutture che voglio ricordare sono la RSA Santa Maria Ausiliatrice e la Casa Famiglia e Sorriso di Silvi per capire anche se, eh, ma sono sicuro che lo è, ehm, se sono trattati bene, come vivono e se sentono la mancanza anche di un habitat che era quella della casa di riposo. Proseguiamo con le notizie da Pescara ma ci spostiamo sul messaggero. Asta per l'Aquila sono spariti i soldi dei 100 artisti. Azzerato il conto corrente con i 46.000 euro raccolti per restaurare le opere d'arte danneggiate dal terremoto. La grande asta fu bandita a maggio del 2009, ora tocca al comune fare luce su questa vicenda. E poi porto insabbiato la Galatea si arena, subito un dragaggio di urgenza, niente carburante per di properzio, la capitaneria convoca un tavolo per Oggi ed esclude problemi per l'arrivo del traghetto della SNAV. Nel taglio basso la piscina provinciale riparte con Marco eh, d'Artrui, gestione affidata al club acquatico del presidente Fustinoni ad agosto eh, l'inaugurazione con il eh, campione. Andiamo avanti, Alessandrini. In aula a gennaio, fissata l'udienza preliminare per il caso del mancato divieto di balneazione, il sindaco accusato di omissione di atti d'ufficio rischiano il processo anche il vicenzo del vecchio e il dirigente Vespasiano, un caso più politico che è giudiziario scrive il messaggero, secondo la procura gli imputati avevano avuto piena contezza dal 23 luglio dell'inquinamento del mare. E poi quanta confusione in campo intorno a Morosini agonizzante, questo per quanto riguarda l'udienza al tribunale di Pescara per il processo per la morte del giocatore del Livorno Pier Mario Morosini, un dirigente del Livorno difende l'operato del medico sociale Maglio Porcellini Andiamo adesso avanti con la lettura del giornale, torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo sulla pagina di Montesilvano. I dati dell'Arta, il mare pulito e balneabile lo trovate a Montesilvano. Le analisi del 13 luglio confermano un'ottima qualità delle acque lungo la costa, non ha influito neppure il recente sversamento di percolato vicino al fiume Salino, Saline. E poi cerimonie in municipio, la città ringrazia e premia i campioni della SD IGEA 2000. Andiamo avanti, un collettore contro il fango, al via il progetto da 190.000 euro per evitare l'allagamento di via Vestina sempre a Montesilvano. Ancora musiche, musica al Teatro del Mare, Giovani sul palco, c'è cioè il Festival dei Talenti e poi le manifestazioni estive della settimana, sene con Europa Arte e il mercato dei bimbi. Eh, qui ritroviamo ancora la notizia della visita eh, dei sindaci con Dalfonso al Quirinale per l'anniversario di eh, Marsinelle e poi l'arrivo di Astrid del Belgio sempre per questa eh, ricorrenza e poi nel taglio alto il Consiglio straordinario oggi con gli amministratori di Penne la regione discute il futuro dell'ospedale San Massimo. Passiamo adesso alla pagina di Chieti. Sentenza del Tribunale fallimentare. Vecchia Carichieti, l'insolvenza c'è, ma i giudici dicono che la banca è messa in ginocchio dalle svalutazioni sui crediti, però non è stato possibile verificarne la congruità. Eh, nel 2015 la cassa si poteva salvare con 150 milioni, ma la fondazione non aveva soldi e la banca intesa disse di no, vani contatti con la BCC di Roma, la Popolare di Bari e la Fondazione Pescara Abruzzo. Nei due anni di commissariamento, tra il 2014 e il 2015, la banca ha perso oltre 150 milioni di euro come un perito indipendente nominato dal Tribunale ha ricostruito ogni passaggio. E sempre su questa pagina, Lanciano non ci fu querela: la Sabella prosciolta per il presunto furto. Arriva, eh, questa notizia arriva da Lanciano, mentre eh, da Chieti, eh, Valerio, il fotografo sparito, ieri ha compiuto. Eh, 60 anni di lui, eh, fotografo del quotidiano Il Tempo, non si hanno più eh, notizie ormai da diversi mesi. Assalto al bancomat con il carro attrezzi, chieti comando di 5 banditi, sfonda un muro dell'Unicredit e porta via la cassaforte con 90.000 euro. Torniamo sul quotidiano Il Messaggero adesso e, e andiamo, eh, proseguiamo con la lettura delle notizie eh, da eh, Chieti. Camion Ariete contro la banca giù la facciata dell'Unicredit eh, riporta anche Il Messaggero questa notizia che arriva da Chieti Scalo con le immagini, le foto, le foto eh, del luogo eh, dove eh, è stato asportato. Il, eh, il bancomat. E poi la nuova biblioteca De Meis. Il progetto resta al palo, manca la metà dei finanziamenti per trasferire la struttura nell'ex ospedale eh, militare. Nel taglio basso il processo Marino non c'è slitta la sentenza. Angelini, l'ex sindaco di Roma, citato come teste dalla difesa del patron delle strutture eh, psichiatriche, Dove, doveva essere quello di ieri, il giorno della sentenza, dopo aver ascoltato l'ultimo testimone nel processo per le strutture psichiatriche che facevano. Capo al gruppo Villapini eh, gestione Angelini. Andiamo sulla pagina di Lanciano Vastortona. La vita è bella per la Dio e due amici. Ne abbiamo parlato già in precedenza. Per quanto riguarda i due ragazzi eh, di Vasto morti nell'incidente stradale eh, all'alba di. Di domenica e poi progetto meccanica, sit-in anti-chiusura. Picchia forte il sole davanti alla fabbrica di progetto meccanica a Casoli. Ma i 20 dipendenti non mollano il presidio. Sit-in continuo per evitare la chiusura della fabbrica. Andiamo adesso a vedere. La pagina dell'Aquila porta a barete finisce sotto accusa un dirigente della soprintendenza. Le indagini della finanza scattate dopo la segnalazione da parte del direttore dei lavori del Cifico 207, Antonello Salvatori, avrebbe affidato i lavori di scavi archeologici in sommorgenza alla Edimo senza gara per il PM all'epoca, c'erano a carico della ditta pregiudizio stativo per concedergli lavori pubblici e poi tentata estorsione a chiude pezzo pane, Quattro finiscono alla sbarra e ancora favorì la ditta della sorella ex presidente eh, ASM a eh, giudizio e poi Europa Risorse affitti concordati, vertici nei guai con l'accusa di truffa al eh, comune. Nel taglio basso scontro tra auto e moto Centauro in prognosi riservata nell'incidente ha scoppito e poi Rissa nel pub e al pronto soccorso i nove ora rischiano il processo per quanto riguarda i problemi con la Movida All'Aquila, come, eh, come cambia volto l'ingresso in centro dalla villa comunale? Pronto il piano di recupero dell'intera zona, che comprende, oltre al recupero di quattro edifici, anche Piazzale Paoli. L'architettura moderna del palazzo del eh, benzinaio sarà ricalcata dallo stabile di fronte. E poi PD: viaggio di Albano in Cina per incontrare i eh, comunisti. Poi fondi Inail De Matteis all'attacco di Cialente. Ancora una volta una polemica nella eh, politica aquilana. Nel taglio basso, biblioteca e balletto della sede. Il sindaco propone di spostarla all'ex San Salvatore. Sarebbe un delitto non riportare la Tommasiana nella location centenaria. E poi una targa a Carrito per ricordare Soremilio Emilio. E ancora eh, per i call center Icare, vertice con la Vodafone per quanto riguarda eh, la vertenza. Dei lavoratori dei call center. Andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona tenta di investire un carabiniere. Dopo un drammatico inseguimento in auto, viene arrestato in possesso di sostanze stupefacenti e poi processato. Ma è già fuori. L'incredibile vicenda di un extracomunitario noto alle forze dell'ordine: con la sua autovettura non ha rispettato l'ALT dei militari che sono al lavoro anche a Carsoli per il furto ai danni di una eh, novantenne. E poi emergenza idrica nella Marsica, guasto alla centrale, mezza Marsica senza acqua, si ferma. L'idroelettrica di Cappadocia a ridosso delle sorgenti del fiume Diri e si interrompe l'erogazione idrica in diversi comuni del Carsolano e del Cicolano. I comuni interessati al disservizio sono Borgorose, Collalto Sabino, Collegiove, Giove, Flamignano, eh, Marcetelli, Nespolo, eh, Pescorocchiano, eh, Petrella Salto nel Lazio, Cappadocia, Tagliacozzo, Santemarie, Carsoli, Pereto, Oricola e Rocca di Botte nella Marsica. I tecnici sono al lavoro. Per ripristinare la fornitura idrica. E poi parco, strada bianca asfaltata, tre finiscono nei guai la denuncia, lo ricorderete nei giorni scorsi da parte delle associazioni ambientaliste. Nel taglio basso. La sanità, centro Abruzzo per ora solo promesse a Sulmona, Gerosolimo e la Casini giocando d'anticipo hanno snocciolato i dati di cosa è previsto nel piano. E poi ad Avezzano se la prende con i poliziotti, denunciato per oltraggio. A Sulmona pignorato senza motivo la Sogget paga i danni per due bolli auto risalenti a 15 anni prima. Poi ancora il cartellone e tutti gli appuntamenti dell'estate avezzanese in questo articolo. Andiamo adesso rapidamente a vedere anche un po' di notizie dal, dal Teramano. Allora, passiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Gomme d'oro, chiesto il processo per la famiglia Massi, il pubblico ministero conferma tutte le ipotesi di reato per gli appalti Atac e Arpa della, della Gommeur. Eh, le accuse, secondo la magistratura, avrebbero eh, messo un, eh, su un sistema per truffare attacche ARPA con servizi legati al cambio dei pneumatici. E poi la cronaca, soldi a strozzo al giovane barista, in tre finiscono a processo e nel taglio basso la sanità, la riforma di Polucci massacra le aree interne. Il centrodestra porta, il piano, eh, porta in consiglio il piano. Poi Ateneo, il Ministero dice no, niente bus per l'Università di Teramo. Il servizio annunciato da D'Amico sarebbe trasporto privato extraurbano, nessuna deroga eh, da Roma. Ma i partiti due bus comperati diversi mesi, eh, comperati diversi mesi fa dall'università sono rimasti parcheggiati tra i due edifici del campus di eh, Colle Parco. E poi firmato l'accordo, la popolare di Bari assicura nessun supero dopo la fusione di Tercas, eh, tra Tercas e Caripe. Invece nel taglio basso Bike to Study è presentato il progetto per incentivare l'utilizzo delle eh, biciclette eh, tra i ragazzi dell'università che saranno for forniti di GPS satellitare. L'Azzur pagherà gli studenti per andare all'università in bicicletta, 0,25 euro a chilometro. Poi il comune vende le quote della farmacia in commissione bilancio, il piano per salvare le casse, giro di vite contro i furbetti che non pagano le tasse. Eh, poi c'è stato il sopralluogo al Braga, la sede del Braga, si riaccende l'opzione di ritorno in piazza Verdi. Ancora il fantasma di Rudi semina tensione in commissione. La discussione su statuto e regolamento dei comitati è animata dalla presenza dei rappresentanti di quartiere. Andiamo in provincia: Via Libera al metanodotto tra Cellino e le Marche. Il progetto della SG incassa il placet del Ministero. Entro cinque anni la provincia non sarà più isolata. Nel taglio basso cinghiali quest'anno il piano di contenimento sta filando liscio, completato il 90% degli abbattimenti programmati, risarcito il 67% degli agricoltori danneggiati. Andiamo ancora avanti con la lettura della, della, della città. E andiamo a vedere una notizia che arriva da Giulianova: i ladri non risparmiano nemmeno il municipio. Entrano dalla porta sul retro, portano via due computer e danneggiano il centralino. Ovviamente, indagano i carabinieri su quanto accaduto. Andiamo sulla pagina di Roseto Pineto Tre Silvi, Roseto un altro giallo tra analisi delle acque e divieti di bagnazione. Sulla bacheca del comune viene pubblicata una delibera per cancellare un divieto di cui non si è saputo nulla, il sistema resta troppo farraginoso, la critica troppo tempo tra analisi contro analisi, cartelli piazzati e rimossi, il rischio è di fare il bagno nell'acqua inquinata e di non poterlo fare quando è già pulita. Andiamo avanti adesso e passiamo allo sport, tornando sul centro, andiamo ad aprire eh, l'Abruzzo Sport, ovviamente fare i puntati sulla Serie A e sul Pescara, colpo in difesa fatta per Leskovic, il centrale del Reica firmerà un contratto di quattro anni, intanto Verresampe e Fumata Nera. Il 25enne croato aggiungerà forza, fisicità ed esperienza, 111 gare nella Slovena alla retroguardia del Pescara. Per la mezzale Liguri eh, offrono eh, soldi e contropartite tecniche, ma l'unico che potrebbe interessare è, è Carbonero. Intanto oggi si alza il sipario sul nuovo Pescara con l'amichevole in programma alle 17 contro eh, il Palena Alto Aventino, il primo test stagionale per la formazione di Oddo che si sta allenando proprio a Palena. Intanto gli abbonamenti sono a quota 3900. Andiamo avanti. Il sogno di Nicastro darò tutto per restare. Dopo anni di gavette in Lega Pro, l'attaccante siciliano ha la sua grande chance dovrà convincere Oddo a tenerlo in rosa. Finora ha destato un'ottima impressione. Mi impegnerò al massimo per dimostrare le mie qualità al tecnico, la concorrenza è forte, a breve arriveranno altri giocatori, ma non mollerò fino alla fine queste le parole del giocatore che ha continuato, sono stato accolto bene dallo staff tecnico e dai compagni, qui un gruppo splendido, il mio idolo, l'ex ehm, Juventino Treseghe, anche se siamo eh, diversi, hanno caratteristiche diverse. Intanto il Teramo attende il sì di Sansovini, prima di trasferirsi il bomber deve allungare il contratto con il eh, Pescara. Eh, andiamo avanti ancora e eh, sempre sullo sport di Campi Annuncia nascerà la Pro Lanciano, l'agente FIFA vuole mantenere la promessa di non far morire il calcio rossonero, Pupillo finora nulla d'ufficiale, si accasano Aquilanti, Nunzella e Antonino, eh, la Pro Lanciano che dovrebbe ripartire dalla Serie D. L'Aquila ingaggia l'esterno eh, Mincleri e aspetta Portanova per quanto riguarda la formazione eh, rossoblu eh, sempre nel campionato di Serie D. E poi il Chieti, con Di Stefano torna Marino, l'imprenditore presto si decide, mercato colpo Avezzano, letto dal eh, Crotone. Andiamo nel taglio basso, niente derby, la squadra inserita nel girone centro-sud, Teramo Basket festeggia il ripescaggio in B. Ruscitti dice è un giorno storico. E poi la palla a mano di A per Città Sant'Angelo Sordio a Carpi, Teramo invece giocherà in casa. La palla a volo adesso in Pavido Ortona, organico tutto nuovo, domani il calendario volle di A2, la Seco Service inserita nel girone bianco, gli ultimi colpi di mercato sono Ceccoli Russo di Stratov. E poi club acquatico Pescara affida eh, i suoi giovani al campione eh, Daltrui, eh, club acquatico che avrà anche la gestione della piscina provinciale di Pescara. Il basket di Serie A2, la nuova guardia degli States, eh, Golden ha firmato per la Proger, Brandi Marte dice eh, lo seguivo da mesi. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda lo sport, mattino 6 eh, si ferma qui, tornerà ovviamente domani puntuale alle ore 7, la nostra informazione invece con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.